Con Beatrice Becheri, direttore del Centro Giovanile di Formazione Sportiva, insomma una bella iniziativa con Chiara Sabani e Giuditta Galardi, giocatrice della nazionale azzurra del Sette Rosa di pallanuoto, con le piccole che si allenano col centro giovanile e che si allenano proprio qui in via Roma, tra l'altro. Sì, infatti noi ringraziamo ancora una volta Chiara e Giuditta che non appena arrivano a Prato si rendono subito disponibili per dare un po' di motivazione e un po' di incentivare un po' la pratica di queste bambine che si sono avvicinate quest'anno, devo dire numerose, perché siamo arrivate a un gruppo di 12-13 bimbe che Francesco Sanna ha saputo ben coltivare in tutta la stagione e ha saputo avvicinare dando possibilità a tutte coloro che volevano provare di provare in momenti e in piscine diverse, e quindi veramente è andato lui proprio a trovarle e a ricercarle. E se questo piccolo nucleo inizia appunto a autonomamente a promuovere ulteriormente la pallanuoto, penso che si possa pensare di riuscire a creare questa disciplina anche a Prato. Anche per creare una sorta di progetto, anche perché insomma in passato c'era una squadra, una formazione forte di pallanuoto femminile che ha portato tra l'altro tante ragazze, adesso insomma è da fare un po' di seme e poi insomma al limite riportare qui a Prato le campionesse. Sì, vediamo se anche con l'aiuto della nuova piscina olimpionica che dovrebbe venire realizzata in questo quinquennio, speriamo prima possibile, io penso che la pallanuoto femminile possa trovare il suo spazio, che era quello che poi è mancato fondamentalmente e che non ha potuto far proseguire questo progetto. Quindi per il mondo del nuoto noi ci aspettiamo sì che il lato impiantistico venga considerato come è stato considerato anche in questa campagna elettorale, esatto, dal nostro sindaco. Anche perché c'è da sistemare anche un po' le piscine in generale, via, diciamo così. Perché oltre alla piscina olimpionica il progetto prevede anche la riqualificazione di tutte le piscine che ne hanno estremamente bisogno e quindi di poter andare incontro a tutte le esigenze del nuoto di tutti i livelli, cioè dal livello giovanile fino alle varie discipline e fino allo sport agonistico, e per questo appunto l'attesa è per la piscina olimpionica. Grazie a loro che sono venute, sono tornate a Prato con tanta voglia, sono venute anche durante l'anno, hanno sposato il progetto del centro giovanile di formazione sportiva e noi stiamo cercando in quest'anno e poi anche da settembre continueremo questo lavoro cercando altre ragazze con l'obiettivo di riformare un settore femminile a Prato, perché c'è già stato, perché è importante che Prato ritorni ai vertici che aveva un tempo. Anche perché adesso sono alla SIS Roma, sia Chiara che Giuditta, però insomma il cuore vedo è sempre qua. Sì, loro quando hanno un secondo per tornare a Prato vengono volentieri, sono state in acqua con noi più di una volta e hanno tanta voglia che insomma la pallanuoto a Prato insomma ritorni pian piano a un livello consono alla città. La città è importante, si parlava prima proprio anche degli aspetti delle piscine, ecco, forse c'è adesso in questo momento l'obiettivo è quello di sistemare e fare questa piscina olimpionica anche in prospettiva. Sicuramente farebbe molto, molto comodo e insomma la città, l'assessorato, il comune, il centro giovanile e le società sportive si stanno muovendo proprio perché questo accada e per poi riuscire nei prossimi anni a poter lavorare al meglio.